Nel 1937 mio nonno Adolfo acquistò i pacchetti azionari dell'Officina Alfieri Maserati e della fabbrica Candele Maserati. Finita la guerra, il progetto della vettura industriale, che venne chiamata A6-1005, ripartì e il prototipo venne presentato al Salone di Ginevra del 1947. La 6005 era una vettura stradale studiata per un uso gran turistico, si chiamava Maserati, quindi nel corso degli anni ci sono stati alcuni proprietari di queste vetture che l'hanno utilizzata anche in corse e tra queste la 1000 miglia. Se noi guardiamo i primi bozzetti, c'erano già per esempio i fanali a scomparsa, c'erano già le maniglie aerodinamiche, l'indicatore della benzina è fatto con tutte le lucine che crescono. Quindi c'era proprio una ricerca e una cultura nel dettaglio che secondo me vanno oltre quello che è la linea della macchina. Si può notare anche dalla costruzione dei pedali, in cui c'era il disegno del tridente che era all'interno del pedale. Forse uno dei più belli esercizi di stile che ha fatto Pininfarina. La 6005 è nata con un carburatore solo, però qualcuno voleva un po' più di potenza, sono stati montati anche tre carburatori. È sempre stata una ricerca, la Maserati è sempre stata molto ambita dalla clientela per quello. Eravamo dei sarti che facevamo la macchina come desiderava il cliente.